Una parentesi rapida, ragazzi, durante il video vedrete che vi dico che il gioco va a scatti e che non ho potuto fare di meglio per quanto riguarda aggiustare la grafica, eccetera, eccetera. Ma ho scoperto a fine video altri parametri da poter modificare, quindi abbassare per rendere il gioco più fluido, ovviamente, quindi alla portata della mia scheda video. Per cui dal prossimo video, ragazzi, il gioco si vedrà sicuramente meglio. Mi dispiace per questo primo video così un po' scattoso, però vabbè. Beh, amen, ragazzi, l'importante è che già dalla prossima volta potremo godere di un video un pochettino più fluido e meno fastidioso. Grazie a tutti. A te, a tutti, ciurma, e benvenuti da Cicchirina in questa nuovissima serie su Rime. Vediamo, ragazzi, se per questo primo episodio riusciamo a raggiungere almeno i 25 like. E che dire, ieri vi ho detto che appunto stavo cercando un terzo gioco da portare come terza serie settimanale, ragazzi, sul canale. E ho trovato un paio di cose, ma quello che mi ha attirato di più, così a primo impatto, è stato proprio Rime. Non so praticamente niente di questo gioco perché non ho voluto anticiparmi nulla, so soltanto che probabilmente il gioco potrebbe promettere bene grazie alle sue ambientazioni e alla sua storia. Speriamo sia così, ragazzi, perché sono questi i giochi che ci piacciono. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo ad iniziare una nuova partita. Ok, io ovviamente cercherò di stare il più in silenzio possibile. Se necessario, ragazzi, perché sapete che a volte le musiche e le ambientazioni sono assolutamente tutto, per cui non voglio distrarre troppo la vostra e la mia attenzione. La musica della intro già mi piace, attenzione. Pareggia qualcosa? Ok, sì. Ho dovuto muovere la levetta. A quanto pare sarà lui il nostro protagonista, ragazzi, un ragazzino. Non so, vi ripeto, non ho visto niente di questo gioco, non mi sono voluta manco informare in maniera così un po' generica per non rovinarmi niente. Ed eccoci qua, siamo già in gioco, sembrerebbe. Ragazzi, io sto utilizzando il controller perché ovviamente mi trovo sempre meglio con questo. Ok, ragazzi, ho dovuto abbassare un pochettino le opzioni di qualità grafica perché ben sapete purtroppo la mia scheda video non ce la fa, per cui ovviamente non potremo godere di questo gioco al massimo della sua grafica, come sempre. Io mi scuso per questo, però purtroppo non possiamo farci assolutamente niente. Ok, allora, siamo in gioco, ragazzi. Ci siamo ritrovati qua su una spiaggia, non ovviamente sappiamo ancora il motivo, e vediamo un pochettino allora dove dobbiamo dirigerci. Forse dobbiamo andare di qua, magari sì. Ok, come potete notare, ragazzi, ogni tanto ci sono degli scatti, del tutto è dovuto come sempre. Ovviamente tutto dipende dalla scheda grafica, però come vi ho già detto adesso non ci possiamo fare niente. Ok, possiamo arrampicarci, quindi abbiamo questa capacità per fortuna. E vediamo dove ci stiamo dirigendo, ragazzi. Io ho sempre sentito molto parlare di questo gioco, vi dirò la verità. Cioè, così nel senso, lo vedevo tipo in negozio e ne ho sentito parlare. Che ne so, tipo su Facebook in maniera positiva. E per questo mi ha sempre un pochettino incuriosito. Ma che carino, che cos'è? Un porcellino d'India? Sì, si è data a gamba, l'ho appena già visti. Va bene, quindi fammi capire, il nostro obiettivo sarebbe quella torre gigantesca, tipo. Ok, il nostro obiettivo mi sa proprio che è quella torre là. Per cui cos'è questo coso qui? Una specie di altare? What the fuck? Che cosa dovremmo mai fare? Ho premuto per sbaglio il triangolo e ha fatto. Va bene. Non so, raga, proviamo ad andare da questa parte perché vedo lì un fascio di luce che si
Scaglia verso il cielo, che cosa significherà mai? C'è neanche un altro lì in fondo. Salve signor cinghiale, ho l'impressione che lei non mi lascerà passare, vero? Sì, figurati questa sera. Oh! Ok, sì, va bene. È arrabbiatissimo il caro cinghiale, per cui che cosa te posso fare? Non so ragazzi, vediamo un pochettino, forse gli dobbiamo portare qualcosa da mangiare, tipo sta frutta? Non so. Allora, qua ci sono dei rovi e immagino che ci fa male camminarci su. Ok, qua non mi lascia fare niente ragazzi, nonostante i vari animali stiano mangiando questa frutta non mi permette di prenderla. Vediamo di andare qua sotto, magari c'è qualcosa che ci può essere utile, anche se ho i miei grossi dubbi. Ho modificato ulteriormente le impostazioni grafiche e mi sembra che adesso si veda leggermente meglio ragazzi, perlomeno un pochettino più fluido di prima, almeno non va troppo a scatti. Allora vediamo se possiamo saltare di qua. Op! Ok, possiamo saltare e arrampicarci. Questa è una notizia assolutamente meravigliosa, sempre se arriviamo all'appiglio. Ok, allora, qua c'è qualcosa che ci può essere utile? Aspetta, riarrivata dov'ero in pratica? Niente ragazzi, sono rispuntata qua, non capisco. Qua ci può essere qualcosa che è nascosto, vediamo un po'. Oh mio Dio, ok, posso saltare? Oh! Ok, abbiamo rischiato la nostra vita, ma poco ci importa. Oddio, qua c'è qualcosa ragazzi, in questa piccola grotta. Cos'è sta a fare? Oh, a quanto pare ho trovato tipo un oggetto nascosto, qualcosa di collezionabile, sembrerebbe, meno male. Va bene, continuo a proseguire da questa parte e io sto ancora cercando di capire cosa diavolo dovremmo fare con quel cinghiale ragazzi. Cioè mi sto arrampicando da tutte le parti così totalmente a caso. Ok, siamo sulla sporgenza, opla, e ci arrampicheremo qui, su questi rami possentissimi. Eccoci qua. E adesso su piccolino. Dobbiamo dare un soprannome anche a lui ragazzi. Come sempre chiedo il vostro aiuto. Sceglierò uno dei nomi che mi avrete consigliato voi ovviamente. Per cui ci stiamo avvicinando al prossimo raggio di qualcosa. Signore, salve signore, lei mi può essere d'aiuto? Sa per caso se quel cinghiale è suo? Signore, venga qui, non faccia lo scostumato, le ho fatto una domanda, insomma. Signore? Zica, era qua un secondo fa. Ok, andiamo di sopra. Non ci facciamo di certo fregare da un incappucciato, sembra quello di Journey, ragazzi, con quel cappuccio rosso, eh. Ok, qua abbiamo un oggetto. Tac. Oh, what the... ok. Ok, guardate il raggio ragazzi. Non so dove diavolo si stia dirigendo, ma si sta dirigendo da qualche parte, così totalmente a caso. Va bene, ok. Allora tornerò di sotto e proverò ad andare da quella parte. Non so che altro dirvi, insomma. C'è anche la musica mistica ragazzi, eh. Sto arrivando, raggio di luce misterioso. Non so dove tu sia andato, però fa niente. Allora, è chiarissimo che la prima cosa che dobbiamo fare è andare verso i raggi di luce per sbloccare questi raggi luminosi. Là c'è un oggetto ragazzi, un oggetto nascosto, che non ho la minima idea se possiamo raggiungere o no. Ok, possiamo andare da questa parte. Non so, no, direi di salire, non di scendere, no? Saliamo e andiamo di qua. Vediamo se riusciamo già a raggiungere quell'oggetto nascosto, ma ho i miei dubbi. Oh, qua ce n'è un altro, mi sa, eh. Forse è quello che abbiamo visto, sì. È quello che abbiamo visto di là. Yuppie! E vai! Preso, prendilo. Ah, è un'altra cosa ancora rispetto a quello che già avevamo raccolto. Ma pensate, mazza, quante cose strane e misteriose. Non ci viene spiegato nemmeno a niente ragazzi. Cioè ci buttano nel gioco così, senza darci indicazioni minime eccetera eccetera. Oh, abbiamo trovato un altro fascio, così senza volerlo praticamente. Incredibile. Ok, vai, grida ragazzino. Ecco qua, abbiamo liberato un altro. Verso l'infinito e oltre. Beh.
bello. Chissà dove vanno, ragazzi, io sono curiosissima di vedere. Ah, vanno verso l'altare, giusto? Verso l'altare, ragazzi, a sbloccare quelle statue che avevamo trovato, mi sa. Per cui dovremmo trovare le altre due. Comunque ci dirigiamo da questa parte, perché ho visto un altro raggio di luce di qua, ragazzi. Vediamo un pochettino se riesco a raggiungerlo, perché là sopra è che c'è di nuovo quell'omino in rosso, ragazzi. Lo vedete anche voi, vero? Come ci arrivo là? Mi butto? Hop! Per fortuna sappiamo nuotare, ok. A per tornare in superficie. Ok, qua non ci arrivo manco se mi sparo. Ma d'acqua sta gran cippa, ragazzi, Ah, aspettate, raga. Io sono venuta qua, ma cioè, dove c'erano i rovi non ci avevo messo piede perché avevo paura che mi facesse male. Ma sono arrivata qui all'albero, ho premuto quadrato e ha preso una di queste mele gigantesche, perché effettivamente è gigantesca sta mela, non so cos'è una mela, non so cosa diavolo sia. Fatto sta che magari questo frutto enorme potrà servirci. No, perché non me ne è andata a quel paese con, cioè, potrà servirci. Oh. Prenditelo, ok, oh, per fortuna, ammazza, oh, quei frutti giganti hanno un effetto tipo droga, fantastico, vabbè, almeno sono riuscita a risolvere anche questo piccolo problema. Ok, vai, anche tu verso l'infinito e oltre. Ok, adesso ragazzi non ci resta che l'ultimo, è quello là sì che è un problema. Ci deve essere qualcosa che mi sfugge, proviamo a vedere qua sotto l'acqua. B, ah, ecco, infatti, qua c'è un'apertura, ta-da! Problema risolto, anche questo. Per fortuna, ragazzi, facciamo in tempo a vedere cosa fa quell'altare. Va bene, dai, vai, sei libero. Ehi, omino, se n'è andato di nuovo. Non perdiamo più tempo, sono curiosissima di vedere che cosa si sblocca adesso. Segui la scia. Aspetti, signora luce. Ok, ragazzi, ci siamo alla scoperta dell'incredibile altare. Ci sono? Sono degno di passare? Spero di sì. Oh mio Dio. Ah, ok, devo urlare 4 volte? Va bene. Ah, fatto, a posto. Che carina! No, dove la porti? Aspetta! Ma che carina, ragazzi! Una volpe! Sarà la mia amica volpe per sempre, forever and ever, friends! Aspettami! Aspettami che sto arrivando! Non te ne andare, no, dove è andata? Ma qui spariscono tutti! Amica volpe, piccolina! Aspettami. Oh, incredibile. Non so manco se mi avrà salvato la partita o no. È lì. Aspetta, non ti muovere. Perché non vuoi essere mia amica? Io voglio essere tua amica forever and ever, per sempre, perché sei bellissima. Ho sempre desiderato una volpella come amichella. Aspettami, ti prego. Ah, oh, what the fuck. E adesso? Come faccio adesso? Ah, ce l'ho qua. Aspetta che ti risolvo già il mistero. Via, facciamo in tempo. Ah, mizzica. Forza, yuhu. Eccomi. Vai, su. Volpella. Oh, Volpella, sei lì. Oh, merda. Oh, aspetta, dai. Diventa mia amica. Che bella che è, riga. Oh, siamo amici adesso. Dimmi di sì, siamo amici. Probabilmente sì, spero di sì, sinceramente. Ok, ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Questo gioco, bonus a inquadrarlo per adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, mi raccomando. Ricordatevi di suggerirmi un nome per il nostro ragazzino e a questo punto anche per la nostra amica volpe. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Up dosh a tutti, ragazzi, ciao!
Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.